me mi fanno da ridere quando parlano di sacrifici per via della carriera. Questi sono sacrifici miei. Oh, fra scudo, lancia e elmo, 80 kg di ferramenta. 80 kg senza comprendere il visone. Meno male che siamo d'inverno. Se era d'estate mi scoppiava il risipo. Ma io conosco tutti i trucchetti del mestiere. Di estate, gioconda, sempre gioconda. Gonnellino, gambe nude e senza anche la canottiera. Che stavo fresco che mi pare di essere al mare. E d'inverno invece giù, con Wagner, Tannhäuser, Crepuscolo dei Dei, Parsifal e Lohengrin. Che stavo caldo che è una meraviglia. E delle volte in lingua originale, che è più pesante ancora. Sto benissimo perché francamente si è detto fra di noi, quando un corista ricercato come me può anche permettersi il lusso di scegliere quello che vuole. A Staria sono ricercatissimo e per due ragioni, prima di tutto per la figura, ai tante, questa figura mia maestosa che ci ho, e poi anche per il fatto che sono dell'Alta Italia. Monselice. Sapete dov'è Monselice, no? Nel Veneto, sì. E tutti dicono che sembro proprio un guerriero cisalpino dell'epoca. Tanto è vero che adesso quando mi domandano scusa di dove è nato lei, dico di Monselice, al nord, che se lo vanno a cercare. Ridete perché ho migrato la barba. Amica mia questa qua, una barba da scena, tengo attaccata con gli elastici, mi fa un male maledetto, adesso la metto in mezzo a quest'altro pelo qua. Sì, una volta usavo il mastice, ma era troppo attaccaticcio, petava troppo. Una volta dopo un'edizione di Parsifal che ho interpretato io, sono andato a casa a baciare il mio bambino. Siamo rimasti attaccati per le ganasce, così come i due fratelli, 6 mesi, tutta la notte attaccati. Una cosa che non capisco è questa, che mi seguono per la mia figura, per il mio portamento, e poi mi scaramentano in quarta fila a cantare. Dicono perché sono più alto degli altri. Sì, ma il direttore d'orchestra continua a gridare a tutti quanti, oh, guardate me! Guardate me, venite con me. Come si fa a vederlo in quarta fila? Quelli della prima lo vede benissimo. Quelli della seconda lo intravede attraverso i corni di quelli della prima. Quelli della terza, sta spostandosi di qua e di là, qualcosa arriveranno a vedere. Ma io che sono in quarta fila non vedo altro che un gran movimento di corni che mi pare di essere in mezzo a una mandria vista per di più. E poi c'è un'altra malora, il regista. Il regista che è una novità. Una novità inutile e anzi direi quasi disastrosa. Una volta si andava benissimo senza registi, per carità. E noi altri coristi si camminava su e giù per la scena che pareva di essere nella Burgestrasse della Germania. Finalmente benissimo. E poi cioè, il bello è che il direttore d'orchestra dice guardate me, che il direttore è là, vero? Il regista invece dice, no, guardate me che dovete andare all'assalto perché il nemico di là. Non si capisce bene se sia di là o di là, perché oltre che inutile, è incastrabico. Non si capisce da che parte che l'indica. Ma insomma, ci sono due cose, vero? O perdi l'attacco o perdi l'assalto. All'assalto bisogna andare per di là, ma l'attacco te lo dà il direttore che... E allora, visto che siamo in lirica, è molto meglio perdere l'assalto e non perdere l'attacco. E allora sapete come si fa. L'ho trovato io il sistema, si guarda il direttore d'orchestra per non perdere l'attacco e si parte così per l'assalto augurandosi di fare meno danni che sia possibile. Infatti la prima volta ho sbusato appena una quinta, male molto relativo. La seconda sono entrato io stesso dentro di un castello passando attraverso il muro come che farebbe Fantomas. Ma la terza è stata il disastro. Perché vedete, io tenevo la lancia bassetta e partivo così. Ma non ho infilato il tenore che stava lanciando. L'ho infilato tutto. E si è messo a cacciare un urlo. E invece di ringraziarmi, perché gli avevo fatto fare l'unico acuto della sua carriera, ha voluto che mi cacciassero via. Cioè, i tenori si possono fischiare,
ma non si possono infissare. Non c'è stato caso, mi hanno cacciato fuori dell'ambiente con moglie e 7-8 figli. E non mi ha valso niente tutte le mie grandi relazioni, o dico relazioni importanti, Mascagni, Giordano e Puccini. Il mio grande amico. Sì, siamo diventati molto amici con Puccini. Per una volta che lui ha sentito la mia interpretazione coristica della Fanciulla del West, avevo l'assolo, dovevo dire Minni. Come l'ho detto io, dopo di me non lo dirà più nessuno. Nessuno l'ha mai detto prima né dopo. Minni, il mio Minni è memorandum. Tanto è vero che il maestro, poveretto, è rimasto commosso e mi ha fatto: vieni qua tu, vieni qua. Sono andato: come ti chiami? Domenico Borsato, maestro. Bravo, veramente bravo. Vammi a comprare le sigarette. Sono talmente emozionato che francamente ho sbagliato la qualità delle sigarette, le ho portate una invece di un'altra. Oh, ma lui non si è mica arrabbiato, per carità. Un uomo intelligente di spirito si è messo a ridere e siccome mi ha visto che ero molto emozionato, si è emozionato anche lui e si è dimenticato di pagarmi i sigaretti. In compenso però mi ha regalato il suo bastone da passeggio col pomolo di avorio e la firma autentica, GP. Quel bastone è stato il più bel giorno della mia vita. E poi anche la fortuna, perché quando mi hanno cacciato via dalla lirica, un americano che aveva saputo, non so come, che io avevo il bastone con la firma autografa di Puccini, tanto ha fatto, tanto ha detto, tanto ha pregato e tanti soldi mi ha dato, che gliel'ho regalato. Prima dopo sono stato preso subito da una nostalgia e da un rimorso. Sono corso a casa e mi sono fabbricato un altro bastone, tale e quale, ma preciso, identico, uguale di quell'altro. Anche col pomolo e con la firma autografa, oramai la sapevo a memoria. Sì, ma la disgrazia ha voluto che un altro americano, mi capitano tutte a me, un altro americano si è messo a piangere. No, dare me. Io non posso vedere le lacrime perché sono... E per la vile moneta di 50.000 lire ce l'ho regalato un po'. 5 volte ho fabbricato il bastone e dopo poi il lavoro era diventato un poco pesantuccio e allora ho preso 2 garzoni che mi aiutavano nel lavoro, ho messo su un piccolo artigianato e alla sera invece di firmare la corrispondenza firmavo bastoni. Ma dopo è cominciato a pletorizzarsi, è cominciato a essere troppo carico, dappertutto si vedeva bastoni GP. E allora ho sarato bottega e sono tornato alla lirica. E già francamente devo dirlo, la lirica non può stare senza del suo Borsato. Borsato! Ancora tornato! Ma chi è che l'ha fatto entrare? Fuori! C'è bisogno di sigare tanto. Va bene, caro, vado, sì. Quello vuol mettere al mio posto suo cugino. Sì, nepotissimi. Vado, sì. Ora direi che metterò su un altro artigianato di bastoni. Con la firma del maestro. Del maestro? Già. Di quale maestro? Questo è il problema.